La nuova serie AGS ha una storia che parte un po' da lontano, parte dal 2015, anno nel quale è stato lanciato in commercio questo concetto di canna da pesca che porta gli Air Guide System, ossia degli anelli completamente in carbonio. La peculiarità di questi anelli è una grande leggerezza che fa quasi non avvertire il fatto che l'anello ci sia sulla canna, ma anche una sensibilità durante l'azione di recupero, che è qualcosa che andrebbe provato, perché la trasmissione delle vibrazioni senza avere cambi di materiali, quindi non essendoci il metallo a fare da interfaccia tra le vibrazioni del filo e la canna, le vibrazioni vengono trasmesse meglio e la sensibilità che si ha in mano è eccezionale. L'antefatto di tutto il discorso è l'anello AGS, ma che cosa hanno di nuovo effettivamente le nuove canne? Le nuove canne sono state ridisegnate entrambe senza l'attenzione a un diametro sottile. Infatti queste canne non sono eccezionalmente sottili, come non lo erano di fatto le serie precedenti. Sono canne però che forniscono una bilanciatura superiore rispetto agli altri prodotti, e sono canne che hanno nella loro anima una caratteristica di velocità, una caratteristica di prontezza che non è del tutto comune alla maggioranza delle canne bolognesi. Per quanto riguarda la versione regular ha un design dei primi pezzi che si basa su un blank intorno ai 23 mm di diametro, proprio come la serie precedente, ma ha subito un rimaneggiamento per quanto riguarda i materiali utilizzati e anche per quanto riguarda il design dei primi tre pezzi. Stessa cosa che poi è stata fatta sulla versione Power, dove di fatto abbiamo una canna che fondamentalmente ricalca lo stesso diametro di base della serie precedente, ma è stata ridisegnata per quanto riguarda gli ultimi tre elementi e soprattutto ha dei materiali differenti nei pezzi di base. Che risultato dovevamo raggiungere con questo? Il risultato che abbiamo voluto raggiungere è quello di rendere ancora più ferma durante l'azione di pesca la parte inferiore della canna, quindi dal quarto pezzo in giù, e rendere praticamente la cima più curvilinea, più rotonda e in grado praticamente di asservirsi di una base che di fatto è più forte che nella versione precedente. Quindi abbiamo delle canne che mantengono delle caratteristiche in entrambi i casi di parabolicità e di adattabilità all'utilizzo di fili medio sottili, ma che fondamentalmente esprimono una maggiore potenza, una maggiore velocità. La versione regular è la canna che ho scelto per la pescata di oggi perché è la più adatta alla giornata odierna. È una canna che di fatto fornisce una grande rapidità, una grande fermezza del fusto, un'ottima potenza di recupero, ma che fondamentalmente mantiene delle caratteristiche di leggerezza e di plasticità dell'azione che si sposano con la pesca di pesci che tutto sommato non sono dei pesi massimi, e anche rimane più adatta a grammature medio-basse. Oggi abbiamo pescato con 4 grammi, la canna su questo range di grammatura è piuttosto adatta, è piuttosto disegnata a pennello, diciamo. La versione regular pesca bene tra 1 e 8-10 grammi, se ne possono mettere ovviamente anche di più perché la canna non ha problemi di lancio, la canna al lancio può reggere anche i 30 grammi, ma guardando l'equilibrio complessivo della struttura la canna è adatta a grammature che stanno tra 1 e 10 grammi dando il suo meglio. Quindi con le grammature più pesanti si riesce ad arrivare prontamente sul pesce in ferrata senza incontrare troppo la resistenza del tappo, e con le grammature più leggere si riesce a lanciare in maniera più o meno agevole raggiungendo comunque distanze considerevoli. La versione Power è una canna a sé stante, è una canna ancora più specialistica rispetto alle altre versioni,
è una canna che sia per diametro, sia per potenza, sia per tipologia di curvatura si adatta alla pesca nelle condizioni più dure per quanto riguarda la corrente e l'utilizzo di galleggianti pesanti e si adatta ai pesci più grossi, quindi è una canna che può essere sfruttata nella pesca alla lunga distanza, è una canna che può essere sfruttata nella pesca al barbo, è una canna che può essere sfruttata al mare quando si pesca col gambero da riva. Parlando di dettagli tecnici, la canna si basa su un design del blank con un diametro di base di 24 mm, quindi più che adatta a bilanciare sia la potenza che la rigidità dell'attrezzo e possiede fondamentalmente tutte le caratteristiche per gestire galleggianti dai 3-4 grammi, forse anche qualcosa meno, ma di fatto la canna pesca bene dai 3-4 grammi in avanti fino a galleggianti intorno ai 20-25 grammi, dove la canna comunque riesce ancora ad esprimere un adeguato range di potenza e un'adeguata rigidezza durante la fase di ferrata tale da sorpassare la stasi del galleggiante e arrivare con una forza discreta alla bocca del pesce anche su fondali importanti. Entrambe le canne sono disponibili nella lunghezza di 5, 6 e 7 metri e con un line rating che è dato dalla casa tra 0,8 e 0,16 per la regular e 0,10 e 0,20 per quanto riguarda la versione power. Ovviamente il line rating è puramente indicativo, nel senso che entrambe le canne consentono sconfinamenti in alto e in basso, ovviamente nel caso di sconfinamenti in alto soprattutto è la mano del pescatore che fa la differenza nel poter eseguire questi sconfinamenti oppure no.